Ragazzi vi siete mai chiesti del perché i vostri mix, soprattutto se siete alle prime armi, non riescono mai a suonare così come vi li figurate in testa, quindi con delle belle armoniche o con quel sound bello d'impatto che magari va a richiamare il suono o il sound delle produzioni professionali? Ebbene i problemi risiedono in due punti fondamentali. Il primo è la fase di registrazione, perché all'inizio tutti quanti eh, quando si va a registrare, magari dovete registrare la vostra tech di voce, sicuramente avete il microfono economico, magari quello da 100 euro classico a condensatore di varie marche magari di quelle che si trovano in giro e magari vede la vostra scheda audio quella a due canali magari Behringer Focus Drive e così via dicendo che ha pre-mediamente economici e che vede anche convertitori economici ebbene registrare con questa strumentazione ci farà ottenere delle tracce già di partenza non molto d'impatto e qui non si può fare niente la strumentazione è quella ed è quello il risultato che otterremo poi il secondo problema risiede nella fase di mixing perché soprattutto sempre quando siamo alle prime armi non possiamo fare altro che mixare in digitale. Ebbene in digitale eh, se non si sa quel che fare, ottenere un bel risultato e andare a mettere una pezza a queste tracce registrate un po' così così è molto difficile. Ed è qui in questo video che voglio proporvi eh, un approccio in fase di mix. Che vi permetta di mettere una pezza a queste tracce registrate in maniera diciamo pure economica. Quindi andiamo subito in sessione e vi faccio vedere quello che ho preparato per voi. Allora, siamo qui in Cubase e questa è una traccia vocale. Quindi facciamo conto che abbiamo registrato la nostra voce con un microfono mediamente economico e con della strumentazione economica. In realtà ho registrato questa voce con un AT 4050 quindi con un ottimo microfono. Però l'ho registrata con l'M Audio Profile 2626. Che è pessima come scheda audio. E che praticamente fa da collo di bottiglia enorme. A questo bel microfono, quindi il risultato a livello di sound di questa voce è mediamente economico. Ovesse, diventi strano e per quelle distrazioni mie che ti fanno riflettere, quando siamo in fase di mixing, ITB, bisogna avere il giusto approccio al mix. Quindi, bisogna avere il giusto mindset per andare a mixare. Quindi una cosa che ci viene veramente d'aiuto è andare a ricreare in digitale un un Processo analogico quindi dobbiamo andare a ricreare tutti i passaggi che una volta si facevano in analogico. Andiamo a vedere subito cosa ha fatto. Allora, il primo plugin che ho messo in realtà è un plugin digitale che mi serve solo per andare a ripulire la traccia. Sono andato a levare tutti i pop che sono sulle, sulle basse, e siccome era un po' tagliante la voce, un po' troppo mediosa, sono andato a scavare sulle 2000 Hz e poi sono andato a un po' a ripulire tutte le frequenze altissime. Quando si registra eh, al microfono abbastanza vicini si riprendono anche tantissime altre frequenze che spesso non servono. Mi sono dimenticato di dirvi che questi sono plugin tutti completamente gratuiti. Allora il primo plugin che ho utilizzato è questo qua, il Ciao Tap Model. Questo plugin è un'emulazione di macchina a nastro, quindi praticamente emuliamo quello che si faceva un tempo, si registrava la voce sul nastro, poi tutti i nostri nastri venivano riversati su un mixer e da lì si, si mixava. Quello che ci interessa di questo plugin è soprattutto questa colonna qui, TAPE e ton. TAPE è praticamente L'emulazione del nastro abbiamo le, il voltaggio del bias, abbiamo la saturazione eh, del nastro e poi abbiamo quest'altro parametro che poco ci interessa. Devo dire la verità. Quindi, muovendo un po' il, il bias e la saturazione, riusciamo ad aggiungere quella compressione del nastro, che è molto piacevole all'ascolto e possiamo renderla un po' più brillante e meno brillante, fondamentalmente con i, il bias. Poi, il tone è anche molto importante perché. Possiamo andare un po' a smussare le alte oppure metterle Ovviamente mettendo le alte andiamo anche a saturare le alte In questo caso le un po' abbassate Stessa cosa possiamo fare con il basso Poi di queste altre funzioni diciamo poco ci interessa Queste sono le funzioni per andare a emulare diciamo il degrado che può portare il nastro al nostro audio. Comunque poco ci interessa. Poi vi faccio ascoltare alla fine il risultato tra non processato e processato con tutti i processi attivi. Dopo il nastro c'è il pre. Allora, ho voluto utilizzare questo pre dell'Analog session che è praticamente un pre analogico. E cosa voglio emulare con questo pre? Praticamente l'ingresso in un mixer. Quindi selezionando line, lasciamo selezionando line e praticamente questo qua rappresenta il nostro ingresso in un mixer. Praticamente di default questo parte su tre è già distorce un po', ma, ma le armoniche si iniziano a sentire appena iniziamo a sorpassare il 4 e al 5 è il risultato che volevo io. Subito dopo il riversamento sul mixer si inizia a processare il nostro suono. E io ho scelto questo qui, il Lala di Analog Obsession, che non è altro che l'emulazione del Teletronics L2A. Per intenderci, allora questo tutti sapete come funziona. Qui c'è la pick reduction. action. E poi c'è il gain. Più andiamo su con la pick reduction, più comprimiamo, e poi si va a compensare con il gain. Ah, ricordatevi sempre di accendere la scritta Analog Obsession, che praticamente non è altro che l'attivazione dell'oversampling. Quindi, subito dopo poi la compressione, c'è l'equalizzazione. E io ho scelto il Blindfold EQ. Questo è un plugin veramente molto molto bello. Tra tutti i plugin di equalizzazione gratuiti che ho, è quello più bello, quello che si avvicina di più al suono analogico. Come vedete, ho schiarito un po' eh, sulle, sulle altissime, ho schiarito un po' sulle 5000, grosso modo, per aumentare un po' la, la definizione delle voci. E sono andato a dare un po' di boost sulle basse frequenze, magari sopra le 200 circa, 150. E il risultato è questo qui. Ora disattivo tutta la catena, mando in play e vi faccio vedere la differenza tra prima e dopo. Oh, diventi strano e irascibile! Per quelle distrazioni mie che ti fanno riflettere, ma vedi che sono un pirata sulle nuvole che crede troppo a troppe favole di questa gente. Ed ecco qui questo praticamente è un esempio di emulazione di catena analogica fatta completamente ITB. Secondo me il risultato è veramente molto molto buono. Con un po' di esperienza, con un po' di pratica, facendo un mix interamente con questo mindset, con questa tecnica di emulazione. Me si ottengono veramente grossi grossi risultati. Facciamo così: provate a scaricarvi tutti questi plugin. Veramente, scaricarli è molto molto semplice. Magari andare a vedere i miei video sopra i plugin gratuiti, che vi spiego anche dove e come scaricarli. Comunque, facciamo una cosa: facciamo questa scommessa. Provate a fare un mix interamente con questi plugin, con questa catena, utilizzate solo questi plugin su ogni canale. Provate a smanettarci, provate a mixare. Fate il vostro mix e fatemi sapere il risultato che siete riusciti ad ottenere. Secondo me, con un po' di pratica e cercando di andare a emulare una catena analogica così in questo modo secondo me i risultati sono garantiti mi raccomando mixate e fatemi sapere lasciando un commento qui sotto